Maggiori preoccupazioni continuano ad esserci per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata. Non dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto ai fenomeni mafiosi, in qualunque luogo o forma si manifestino. Anche in tale contesto sono certo che sapremo fare tesoro degli insegnamenti e del sacrificio di quegli eroi lasciati troppo soli quando erano in vita, che nonostante ciò hanno sacrificato per lo Stato le loro proprie esistenze. Agenti di polizia, carabinieri, magistrati, politici, giornalisti possono e devono essere ricordati nel migliore dei modi, con un costante impegno di tutti nel condurre la battaglia per la legalità, come ci hanno insegnato Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dei quali quest'anno quest'anno peraltro di loro ricorre il 30° anniversario del barbaro omicidio. Io ho voluto, non pro forma, ma come moto sincero dell'animo, omaggiare anche con dei fiori, dopo essermi intrattenuto in privato, la presidente Segre, la senatrice a vita Segre, la quale ci ha parlato di tre date e io non voglio fuggire, è troppo facile scappare di fronte alle richieste di chiarezza. Ci ha parlato del 25 aprile, del 1 maggio, ci ha parlato del 2 giugno. Potrei aggiungere la data di nascita del Regno d'Italia, che prima o poi dovremo far assurgere anche quella a festa nazionale. Queste date, tutte insieme, hanno bisogno di essere celebrati da tutti, perché solo un'Italia più coesa, pacificata, unita è certamente la migliore e la più importante precondizione per poter affrontare efficacemente ogni emergenza, ogni criticità. Faccio mia, a distanza di ben 25 anni, le parole di Luciano Violante, che vedete quante cose ho fatto nella mia piccola vita. Sono stato io, da vicepresidente anziano della Camera, come oggi ho avuto l'onore di essere proclamato dalla presidente Segre, allora molto più modestamente Violante fu proclamato da me, che per il regolamento della Camera, essendo il vicepresidente anziano, avevo quel compito. Beh, le parole di Luciano Violante, che non ho bisogno di ripetere per intero, ma solo nella parte, spero, più condivisibile da tutti, che riferendosi alla necessità di un superamento di qualunque momento di odio, di rivalità, di contrasto storico, di antiche o nuove discussioni, con un linguaggio che mi auguro sia quello auspicato dalla presidente Segre, ebbe testualmente a dire che questo clima coeso aiuterebbe a cogliere la complessità del nostro paese, a costruire la liberazione come valore di tutti gli italiani, a determinare i confini di un sistema politico nel quale ci si riconosce per il semplice e fondamentale fatto di vivere in questo paese, di battersi per il suo futuro, di amarlo, di volerlo più prospero e più sereno. Dopo, poi, conclude Violante, all'interno di quel sistema comunemente condiviso potranno esservi tutte le legittime distinzioni e contrapposizioni. Grazie Violante per questo lascito ancora attualissimo, forse ancora più attuale di quando ebbe a pronunciare quelle parole. Un impegno, questo, che investe direttamente quest'Aula, perché proprio il Parlamento, con la sua centralità, a rappresentare e custodire la memoria collettiva del Paese. Le istituzioni si riconoscono nelle leggi dello Stato, nelle feste e nelle tappe che hanno scandito la loro storia e oggi sono non solo ricordo del passato, sono memoria del futuro.
È con questo sguardo, che si nutre di storia e di futuro, che guardiamo all'Unione Europea come casa comune. Forse potremmo tutti insieme recuperare una parola che per tanti anni era usata per indicare e pensare l'Europa: comunità. L'Unione Europea sì, può essere ancora, deve essere ancora comunità. L'Unione Europea può essere ancora speranza di pace se saprà come deve assolutamente fare, elevare il suo raggio d'azione sempre più in alto, anziché alle cose di secondaria, non dico irrilevante, ma a volte secondaria importanza. Io voglio concludere questo intervento senza, mi ero preparato una citazione, altre citazioni, frasi ad effetto per concludere, ma poi ho pensato che non è giusto. Il mio è un compito di servizio, non devo cercare oggi applausi, non devo dire parole roboanti, non devo cercare di captare la vostra benevolenza. Lo dovrò fare ogni giorno con i miei atti, con le mie scelte che dovrò fare, che a volte piaceranno, a volte non piaceranno, sia alla maggioranza che all'opposizione. Non c'è bisogno, per concludere, di parole che suscitano un applauso, ma solo di una sincera promessa. Cercherò con tutte le mie forze di essere il presidente di tutti, ve lo giuro.